Ma non vi siete chiesti mai, in questi ultimi mesi, come mai non sia possibile arrivare ad una tregua, ad un cessate il fuoco fra Hamas e i palestinesi e l'esercito israeliano? Come mai, nonostante si stiano impegnando in questa trattativa le migliori teste del mondo, per tutti il ministro degli esteri americano Blinken, come mai nonostante questo sforzo non si riesce a costringere le parti in conflitto a cessare un attimo il rumore delle armi, come si dice, a sedersi a un tavolo e a provare a trovare prima i punti di contatto positivo e poi a tentare di smarcare gli altri? Nella puntata di oggi vi riveliamo quelle che sono state le risultanti di un reportage del Wall Street Journal che ha avuto sotto mano un carteggio intercorso fra il capo di Hamas e i suoi delegati. Da questo carteggio si capisce come mai il cessate il fuoco è praticamente impossibile. In più, in questa puntata vi racconteremo anche gli esiti di un'indagine di mercato presso i palestinesi dall'unico che può ancora svolgere delle interviste, quindi delle indagini sul loro sentiment, a proposito di quello che sta accadendo. Buon ascolto a tutti di una puntata particolarmente suggestiva. Un lucido e spietato reportage del Wall Street Journal ci toglie ogni dubbio sulle ragioni del mancato accordo su Gaza. Il leader di Hamas, Yahya Sinwar, in un carteggio rimasto finora segreto, con i suoi più stretti collaboratori e delegati alla trattativa con gli israeliani, ci fornisce, senza volerlo probabilmente, la sua strategia nei confronti di Israele. I giornalisti del Wall Street Journal sono riusciti a recuperare un nutrito scambio di messaggi tra il leader di Hamas e i suoi fidi, nei quali si approfondiscono il perimetro e il contenuto di una trattativa che non deve andare in porto. La pubblicazione dei suoi messaggi, inviati come dicevamo al suo team impegnato a Doha in Qatar a negoziare con la controparte davanti agli intermediari internazionali facilitatori del dialogo, ci consente di comprendere come, cito, il sangue versato a Gaza alimenta la causa palestinese e fa sopravvivere proprio Hamas. Ho voluto citare letteralmente la dichiarazione di Sinwar per la sua tremenda e allucinante chiarezza. Come vedremo, tutto lo scambio di messaggi è improntato ad una tattica negoziale che mira da un lato a dichiarare in linea di principio una disponibilità al cessate il fuoco, ma poi, nella sostanza, a creare ogni volta, di fronte alle numerose proposte di tregua, promosse anche dal segretario di Stato americano Anthony Blinken, dei cavilli che rendono impossibile la chiusura del dialogo, aprendo ogni volta nuovi fronti o nuove controproposte manifestatamente inaccettabili per la controparte. Probabilmente una condotta negoziale analoga, per molti osservatori, a quella del team di Netanyahu, che apparentemente e saltuariamente si dimostra anche possibilista su un dialogo, ma poi, per calcolo politico o puro cinismo, trova sempre lo spunto per dichiarare l'impossibilità di un accordo con una controparte che mira soltanto alla sua sopravvivenza. Ma vediamo cosa emerge dal reportage del Wall Street Journal. Sinwar paragona il sacrificio della popolazione palestinese a quella degli algerini durante la guerra d'indipendenza contro la Francia alla fine degli anni 50, sottolineando proprio quanto abbiamo già citato, e cioè il sangue versato alimenta la causa palestinese e garantisce la nostra sopravvivenza. D'altronde, il culto cieco del martirio è un denominatore comune fra tutti i leader del movimento. Lo stesso Sinwar cita spesso la morte dei figli di Ismail Haniyeh, il capo politico di Hamas attualmente esiliato a Doha. Proprio l'assassinio dei figli di Haniyeh ha infuso, secondo Sinwar, linfa vitale
nelle vene della nazione palestinese, spingendola a risorgere e a raggiungere la gloria e l'onore. Ogni commento mi sembra davvero superfluo riguardo al fanatismo irrazionale che trapela dalle parole del leader di Hamas. Per mesi lo stesso ha continuato a dare istruzioni ai suoi delegati nella trattativa, dicendo chiaramente che non aveva alcun interesse a raggiungere il cessate il fuoco, anche quando, alla fine dello scorso mese di febbraio, i suoi fidi hanno cercato di convincerlo ad una pausa delle ostilità di fronte alla minaccia israeliana di entrare con l'esercito a Rafah. Anche in quell'occasione Sinwar ripeté le stesse istruzioni. I massacri di Gaza, condannati da tutto il mondo, avranno aiutato Hamas molto di più che non la fine dei combattimenti. Se ci pensiamo un attimo, sembra esattamente la stessa identica posizione ideologica e negoziale del governo nazionalista di Netanyahu. Due estremismi che a specchio e a prescindere dagli interessi dei loro popoli si combattono, non volendo prendere in considerazione alcuna ipotesi di pace perché essa significherebbe la loro scomparsa. Ma cosa ne pensano i palestinesi della posizione del leader di Hamas e della sua rigida e rigorosa opinione negativa di fronte a qualsiasi tipo di pacificazione? Ci aiuta a capirlo un coraggioso sondaggista di 71 anni, rappresentante dell'unica società di indagini di mercato operante in Cisgiordania. Stiamo parlando del Palestinian Center for Policy, diretto da Khalil Shikaki. Nonostante le continue minacce e le continue pressioni perché chiuda la sua attività, Shikaki rimane al suo posto, a Ramallah, unica voce neutrale la sua nella disastrosa situazione dei territori palestinesi. Il suo è un lavoro indispensabile, soprattutto dopo il 7 di ottobre, per capire la vera opinione del popolo palestinese, che sta subendo una delle più atroci tragedie della sua recente storia. Shikaki è l'interlocutore di tutta la stampa internazionale e viene invitato in diversi think tank in tutto il mondo a rappresentare lo spirito e l'opinione dei cittadini della Cisgiordania. Una bussola di cui non potremmo fare a meno, lo ha definito il New York Times. L'ultimo sondaggio pubblicato a fine aprile scorso ci fornisce un quadro piuttosto interessante della situazione. Ci dà il polso del pensiero della maggioranza dei cittadini palestinesi. L'attacco del 7 ottobre continua ad avere il supporto del 71% dei palestinesi intervistati. Il 93% del campione non crede che Hamas abbia compiuto le atrocità di cui è accusato. Ne vede un aspetto positivo, e cioè che grazie al blitz degli uomini di Hamas del 7 di ottobre la Palestina è tornata al centro dell'attenzione internazionale. I dati risultanti dall'indagine mostrano poi una relazione fra il numero dei morti a Gaza e il sostegno ad Hamas. Più vittime ci sono, più aumenta il sostegno alla sigla di Sinwar. Il 78% degli intervistati ha dichiarato di aver perso un familiare. Ogni vittima è una conquista per la sopravvivenza di Hamas. Shikaki non pensa però che questa situazione sia destinata a durare. Solo il 20% dei palestinesi condivide la posizione ideologica di Hamas. Lo appoggia solo perché è l'unico soggetto che si batte per la causa palestinese. E qui si apre un punto fondamentale per la soluzione della crisi medio orientale. Se ci fosse un'alternativa seria, i palestinesi lo abbandonerebbero immediatamente. Ma al momento l'ipotesi è remota. Il consenso al presidente Abbas è sceso al 16%. Se si votasse oggi, il 40% dei palestinesi voterebbe per Barghouti, il leader laico in prigione in Israele da 22 anni. Il 23% voterebbe Ismail Haniyeh, il capo politico di Hamas, e soltanto l'8% dei voti andrebbe ad Abbas. La stragrande maggioranza dei palestinesi intervistati dall'istituto diretto da Shikaki chiede all'attuale leadership del movimento di dimettersi e di presentare nuovi candidati più giovani, più autorevoli, più visionari. Tutti gli uomini del governo palestinese, dice con una punta di orgoglio Shikaki,
Ogni volta che esce un sondaggio vengono a minacciarmi perché emerge la chiara sfiducia del popolo palestinese nei loro confronti. A maggior ragione, come dovrebbe succedere anche in Israele, la soluzione del problema mediorientale risiede proprio nel cambiamento e nel rinnovamento delle attuali classi dirigenti, sia del governo israeliano sia del governo palestinese. Tale cambiamento però potrà avvenire, e abbiamo visto che anche nel mondo palestinese ci sarebbero i candidati alternativi per una ripartenza, se il popolo israeliano e il popolo palestinese partecipassero concretamente alla vita politica del proprio paese, esercitassero in altre parole i loro diritti di elettori, perché in maggioranza mandassero finalmente a casa gli attuali disastrosi leader al comando. Buona settimana a tutti. Nel labirinto del tempo, una finestra sull'attualità di Riccardo Rossotto, tutti i lunedì alle ore 7 su Spotify e Amazon Music, una produzione di Zero Contenuti e Recall.